Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete ho creato una postazione nuova, o meglio, ancora dovete vedere la mia camera che è in fase di evoluzione. Mi piace molto quest'angolo, ovviamente manca ancora tutto il resto, ma ormai lo sappiamo, è dal 15-18 che dico che devo pitturare, dovrei iniziare a farlo a breve. Mi conviene forse non dirlo più perché altrimenti non lo faccio. Questo è un video molto casereccio, quindi se mi sventolo con la maglietta non vi scandalizzate. Vabbè, io intanto inizio, altrimenti qua il video dura 10 ore. Non avete idea? Ho scoperto, grazie a Gemmina, a cui le mando un bacio perché ormai sto vedendo solo video di Gemmina su YouTube. Sto recuperando tutti i vecchi video perché io mi sembra che la iniziai a seguire. Sotto c'è Tiffany che mi fissa. Mammina, non ti posso dare le patatine. Il panino ormai è condito. Comunque, ho scoperto la salsa sriracha. Ossia, una salsa thailandese, se non sbaglio, piccante. È piccantissima. Io l'ho comprata da Castroni, mi sembra per 4,80 euro al massimo. È buonissima. Se vi piace il piccante, super consigliata. Non so. Una sera feci i gamberi fritti, a parte vi devo fare alcune ricette perché non so se ve l'ho mai detto, ma penso di sì. Anche se qui sul canale vi ho sempre portato ricette molto basiche. Io amo la cucina orientale e soprattutto non mi ricordo se ve l'ho alla fine registrato o pubblicato il video della zuppa di cocco. Se ve l'ho pubblicato. Ups, credo che ne pubblicherò un altro. E quello magari lo rendo privato. Perché usai il latte della Susie One, il latte di cocco, che non mi piacque per niente. Quindi non venne un granché quella zuppa di cocco. Invece, zuppa al latte di cocco, pollo e latte di cocco e curry. Invece, ragazzi, ho fatto delle scoperte in questo periodo che voi non avete idea, probabilmente si vedrà perché credo di essermi ingrassata ancora. Secondo me non c'è niente di più bello che mangiare, però altrettanto bello è anche cucinare per me. Quindi mi dà soddisfazione cucinare per gli altri. Per questo vorrei, appena ne avrò la possibilità, organizzare un bel incontro mangereccio. Già alcune di voi lo sanno. Voglio assolutamente creare un patatone piccolissimo. Voglio organizzare un evento, ovviamente ristretto, ne possono venire 100 persone, anche se non verrebbero mai, però in generale, dove io cucinerò per voi. Già ho tutto in mente. Spero di riuscirci. Comunque, bando alle ciance. Che fine ho fatto? Bella domanda. Diciamo che neanche so da quanto non mi vedete voi. Io spesso passo questi momenti qui. Che voglio cercare assolutamente di superare. Perché altrimenti, ecco, io a un certo punto prendo e sparisco. Se passo un momento no, cioè non è che prendo e sparisco, più che altro mi chiudo in me stessa. Quando passo
questi momenti no, non riesco a reagire, o meglio, quando arriva per me il momento di reagire, allora prendo e ricomincio e riparto. E poi quando inizio non mi fermo più. Solo che, come normale che sia, ogni tanto mi butto giù. So che vi ho fatto il video su l'alimentazione e tutto, ma essendo questa la vita reale, sto trovando un po' di difficoltà a ricominciare, cioè non riesco ad andare in palestra, non so perché. Da una parte sicuramente so che è perché ci vorrà molto tempo, dall'altra è perché non vado a CrossFit. Poi oltretutto non mi piace registrare video se non ne ho voglia, anche perché non mi pesa tutto. Comunque sto cercando di reagire sicuramente a tutto questo, anche perché non mi voglio piangere addosso, non me ne frega niente, ha un periodo, però ci tengo a condividerlo con voi, perché come vi ho detto, io sul canale porto la vita vera, quindi no, solo ciao ragazze, cioè, per carità, io quando parlo con voi sono la persona più felice del mondo, e quando mi metto davanti alla telecamera mi dimentico tutto. E anzi, a proposito di questo, un'altra cosa che purtroppo faccio è che mi faccio troppi problemi nel fare le cose, perché per me deve essere sempre tutto perfetto. Anche per aprirmi il canale non l'ho fatto fin quando non avevo le luci, il cavalletto, cioè io ho visto gente che, come normale che sia, è nata da zero, cioè anche solo col cellulare, cioè penso che Issima ancora usi solo il cellulare per registrare i suoi video. Per me è impensabile, per come sono fatta io le cose devono venire bene, devono essere studiate, cioè neanche troppo studiate, però insomma trovo sempre delle scuse per non farmi andare bene quello che faccio, comunque per sminuire quello che faccio. Anche perché poi mi ricapita appunto in giornate o in periodi come questo dove non faccio video, che mi vado a rivedere gli altri che ho registrato sul mio canale, e mi piacciono tantissimo, noto proprio, cioè non lo so, mi piacciono tanto. E boh, comunque ho intenzione domani di fare il Decidete la mia vita, Instagram Decide la mia vita, quindi domani è sabato. Almeno so che risponderete di andare in palestra, e ci andrò per la prima volta grazie a voi. Quindi se non lo fate ancora, mi raccomando, seguitemi su Instagram. Come vi ho detto, dobbiamo tornare in forma, quindi non ci sono più scuse, storie, mi sono lamentata durante le patatine, adesso ci godiamo il panino senza lamentele, grazie. Scusate, ma io qui sto anche in un periodo allergie, cose. Insomma, parliamo di cose importanti, il panino. Wow! Allora, ho sempre messo maionese e sriracha sopra e sotto sul pane spalmata. 2 fette di pomodoro già condito sopra e 2 fette sotto. Insalata sopra e sotto, e mezzo l'hamburger con il camoscio, una fetta di camoscio d'oro fatta squagliare sull'hamburger, e sulla base delle cipolle di tropea tagliate a rondelle e abbrustolite solo sulla piastra, senza metterci condimenti o robe. L'unica cosa è il pane si è un po' bagnato, e guardate qua, cioè vabbè. Io mi chiedo come si faccia a mangiare il McDonald's, veramente. Buonissimo, quando prendete la cipolla brustolita, anche quello l'ho visto da Gemmina,
Io l'amo, secondo me, anche perché vive in Messico. No, ma anche... No, l'amo proprio perché la vedo molto simile a me. Le piace cucinare, le piace fare i dolci. Infatti, grazie a lei ho deciso che mi voglio comprare tutti gli strumenti per poter fare dolci su dolci. Però penso a farci perché almeno lei li riesce a vendere. Io non so come si fa. Cioè, non so se mettete tipo un annuncio e posso vendere dolci, ma non credo. E quindi, boh. Cioè, anche perché non è che posso fare torte un giorno sì e l'altro pure e poi mangiarcele tutte. Cioè, a parte che a me i dolci non fanno proprio impazzire. Voi siete team McDonald's o panino fatto in casa? C'è la differenza, è buttata a letto in un punto da cui non l'aveva mai fatto e mi stavo terrorizzando. Non ci fate caso per i mignoli, ma prendono e si muovono da soli. Non lo faccio assolutamente apposta. Diciamo che quando mangio poi mi piace rimanere troppo col panino in mano perché si sfalda tutto. E ora mi stanno bruciando tutte le labbra perché mi è andato il liquido. Ah, tutta la sriracia sulle labbra e pizzica. Comunque, dal giorno in cui rimetterò piede in palestra, tutto cambierà. Lo so. Basta solo iniziare, è quello il problema. Ed è per questo che io ho intrapreso l'argomento con voi. Proprio per darvi spunti di questo genere, nel senso che iniziare è difficile, perciò basta trovare la forza, però bisogna trovarla veramente perché altrimenti si peggiora sempre. Secondo voi poteva non finire il tempo registrazione ai 30 minuti quando ricomincio a fare video? No, perché giustamente se non li faccio almeno da un'ora e mezza non sono contenta. Perché vi voglio dire, tutto in un solo video. Cioè io sono così, inizio a parlare e non mi fermo più, quindi devo imparare a mettermi dei paletti, insomma, dire un discorso, fare un discorso molto breve, non prolungarmi troppo e chiudere il video. Non sapete le cose che devo dirvi, che devo mostrarvi, che devo consigliarvi. Sto impazzendo, cioè io il giorno stesso in cui è uscita la Soul Blooming ce l'avevo in mano, dovevo registrare il video e da lì che ho smesso di registrare i video. Comunque il motivo principale secondo me, perché poi anche se si tratta di noi stessi, è difficile trovare il reale motivo o ammetterlo per il quale ci raccontiamo scuse per non fare le cose. Però credo che il mio sia il non volermi vedere in videocamera riflessa, perché io ho sempre questa immagine di come mi vedevo allo specchio e di come sono adesso. Infatti, gli specchi tendo ad evitarli il più possibile perché, come vi ho già spiegato, non sono una di quelle che dice ok, mi sono ingrassata, sono contenta. Anzi, assolutamente no. Cioè, io mi guardo, boh, dico, voltiamo pagina, giriamoci dall'altra parte, facciamo finta di niente e inizio a far qualcosa, solo che poi la mia mente se ne va e mi fa rimandare il tutto, perché poi mi piace vivermi i momenti, mi piace godermi le situazioni.
Sicuramente ho preso delle abitudini sbagliate, quindi toglierle tutte insieme è molto difficile, ma devo assolutamente farlo. Tant'è che adesso andrò a chiedervi su Instagram se volete il video. Instagram decide la mia vita, insomma la mia giornata. Così domani sarò in mano vostra. Spero che scegliate insomma cose consone con i miei gusti. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!